Le principali finalità, ovviamente sarebbe da presuntuosi parlare già adesso a 48 ore dalla mia assunzione dell'incarico di militari e di tribunali, ovviamente. L'approccio mio a questo incarico non può che essere marcato e segnato da profonda umiltà, come ritengo che sia la caratteristica e la sensazione che debba animare ciascuno di noi nell'appropinquarsi ad affrontare un nuovo, peraltro oneroso, incarico. Detto questo, però, le finalità non possono che essere comunque quelle che l'arma persegue da oltre 200 anni, e cioè vicinanza al cittadino, incrementare al massimo la polizia di prossimità, i servizi di prossimità, e in questo l'istituzione è madre, possiamo dire, semplicemente per la sua diffusione capillare sul territorio. Ritengo chiaramente che la principale prerogativa, cioè l'impegno, deve essere devoluto e rivolto a un'attività di prevenzione, e quindi che si vada chiaramente in stretto connubio con l'aspetto della prossimità, e quindi come un incremento ulteriore possibile, massimo, del controllo del territorio. Perché? Perché se il controllo del territorio subisce un notevole incremento, quindi chiaramente si ha una maggiore presenza, e a questo corrisponde un decremento delle fattispecie delittuose, penso che l'obiettivo primario, ancor prima di quello successivo, ma non meno importante, della repressione delle fattispecie delittuose che dovessero essere commesse, sia prioritario rispetto alla prevenzione, rispetto alla repressione. In questo chiaramente ho avuto già modo di, sia per un aspetto che per l'altro, di rapportarmi con le altre componenti che operano sul territorio per quanto concerne i servizi di polizia, con la Polizia di Stato, con la Guardia di Finanza, per quanto concerne invece l'attività di indagine, quindi l'aspetto successivo, quello della regressione dell'intervento pronto e immediato, risolutivo, che si spera che possa essere sempre il più celere possibile per rendere e assicurare la giustizia ai malfattori, con l'autorità giudiziaria con cui sono avuto modo di interfacciarmi nella giornata di ieri. Questa è anche un'occasione perché, oltre a essere cambiato come provinciale, diciamo, la squadra che opera in Salento subisce qualche nuovo innesto. Ecco, il motivo per cui anche sono qui per presentarvi i nuovi ufficiali che sono subentrati ai loro professori. Quindi il maggiore Paolo Michilo, come sapete anche voi, ha lasciato da poco, e al suo posto è subentrato il maggiore Francesco Mandia. Francesco? Mandia, correggimi. Mandia. Il quale proviene dalla compagnia di Capua, quindi anche lui, insomma, anche lui ha un'esperienza in area sensibile, e ancora prima si era già accidentato in un incarico equipollente, poiché aveva diretto il nucleo investigativo del provinciale di Potenza. Poi, alla guida del comando della compagnia di Casarano, è subentrato il capitano Massimiliano Cosentini, anche lì provenienti da area non sensibile, ma ulteriormente sensibile, perché viene dal nucleo operativo della compagnia di Bianco. E poi abbiamo al numero per dire della compagnia di Lecce, che è arrivato da pochi giorni a piedi, il tenente Umberto Cerracchio, e lui è un giovane ufficiale che proviene dalla scuola di Reggio Calabria, quindi è per lui il primo incarico sulla linea territoriale di Calabria. Questo è sostanzialmente, poi sono disponibile a qualsiasi